Magnovčina, Magnovčina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Un giorno un uomo arrivò in una città, teneva in mano una valigia da emigrato. Era molto tempo fa, per l'esattezza il 1925. La città si chiamava Parigi. Verso questa città confluivano i binari che provenivano da est, Berlino, Varsavia, Bucarest. A un certo punto tutti i treni facevano una sosta. Più in là c'era la Russia e lì lo scartamento dei binari era diverso. L'uomo che quel giorno arrivava a Parigi si chiamava Nestor Ivanich Makhno. Nestor, figlio di Ivan. Era contadino. Il suo paese si chiamava Ucraina. Arrivava qui dopo 3 anni di un continuo errare, campi di rifugiati in Romania, prigione in Polonia, processo, assoluzione, domanda sovietica di estradizione. Estradizione rifiutata. La nota diplomatica dice che se rientrava nel suo paese rischiava la pena di morte insieme con la moglie e la figlia. Le Messager Anarchiste, numero 1. Indirizzate la posta a Via del Paradiso 14, Berlino, luglio 1923. Oggi iniziamo la pubblicazione delle memorie di Nestor Makhno, un documento di eccezionale valore per tutti coloro che si interessano sia alla personalità dell'autore, sia al ruolo che il suo movimento ha avuto in Ucraina nell'ambito della rivoluzione russa. Capitolo 1. Alcuni episodi della mia vita prima della rivoluzione del 17. Mio padre era un vecchio servo del possidente Kabilski, che viveva in una delle sue proprietà a 7 verste da Gulia e Polie, provincia di Ekaterinoslav. Questo racconto, iniziato a Berlino, Nestor Makhno lo continuerà a Parigi, fino alla sua morte, scrivendo di notte per 9 anni dietro strette finestre di camere di fortuna. Lo interruppe dietro le finestre dell'ospedale Thénon, vicino al cimitero del Père Lachaise. Questo racconto è quello del movimento insurrezionale contadino comunemente chiamato Makhnocina, che per 4 anni, dalla rivoluzione di febbraio del 1917 sino alla fine della guerra civile in Russia nel 1921, giunse a coinvolgere più di 2 milioni di uomini e di donne, su un territorio grande come metà della Francia, tra il Don e il Dnieper, i 2 fiumi della leggenda cosacca. Nel 1957 gli studi Mosfilm adattano per lo schermo il famoso romanzo di Alexei Tolstoi, La via dei tormenti, diventato la versione ufficiale della guerra civile. Terzo episodio, Il mattino funesto. Siamo in Ucraina, nel 1918. La rivoluzione di ottobre compie appena 1 anno, è autunno. La guerra, quella grande, è finita. Ma la guerra civile minaccia da ogni parte. È giorno di mercato a Gulia e Polie, dominio del capo contadino Nestor Makhno. Batko Makhno si divertiva e beveva. Pochi capivano che guadagnava tempo. Doveva prendere una decisione. I nemici avanzavano. In Crimea, Denikin. A nord, i bolscevichi. E sul Dnieper, l'esercito di Petliura. Verso chi volgere le armi? E dopo più di mezzo secolo è giorno di mercato a Gulia e Polie. Noi sappiamo una cosa. Difendeva i poveri come una montagna. Capite? E poi scompariva. Tutti lo braccavano. A Gulia e Polie c'era uno stato maggiore.
una repubblica. Li infilzavano a suolo con le loro baionette, mettevano in moto il loro grammofono e ballavano sui nostri tavoli. Sì, era Makhno. Makhno era bravo, non come quelli di adesso. Yuri Makhno, pronipote di Nestor Makhno. Ma poi è Renato Lecce? Lavoro. Vivo. Работаю. Coltivo il mio giardino. Pianto delle cipolle. Che altro? Sto bene. La vita continua. Si tira avanti, come si suol dire. Non mi sono ancora sposato. Mia nonna lo vorrebbe, ma io non ne ho voglia. Mia madre raccontava che non era un bandito, come è stato definito. Sì, come è stato descritto. Non uccideva mai nessuno senza motivo. È stato lui ad organizzare per primo una comune a Guglia ai Polie. Portava via i ricchi, vacche e cavalli per la comune. E i poveri che non avevano niente andavano là. Ma la comune non è durata a lungo. C'era la rivoluzione e tutto il resto. Viktor Jalansky, pronipote di Nestor Makhno. Durante la guerra, mia madre ha sotterrato dei documenti su Makhno. Poi me li ha dati. Cinque fratelli, tutti falciati dalla storia. I due maggiori, Karpa ed Emilian, fucilati davanti a casa, perché si chiamavano Makhno. I due più giovani, Sava e Grisha, uccisi in combattimento, accanto a Nestor, il secondogenito. C'è un angolo dei Makhno nel cimitero di Guglia ai Polie. Qui, il giorno dei morti, che è anche festa di primavera, non sono i vivi che vengono a salutare i morti, sono i morti che tornano a prendere parte al banchetto dei vivi. Lì c'è mio fratello maggiore, Karpa. Qui suo figlio. Non ci sono né lo zio Sava né lo zio Grisha e nemmeno lo zio Nestor. L'unico monumento di tutta la regione che porta il nome di Nestor Makhno è a 20 chilometri da Guglia ai Polie. Qui sono sepolti i soldati dell'Armata Rossa, uccisi durante la guerra civile per mano del bandito Makhno nel 1920. Le parole scolpite restano lì per l'eternità. Le parole dette appartengono al vento. Tutto allora si mette in moto. Hanno preso la nonna. Lei era dentro. E dei soldati sorvegliavano la porta. Mia madre li ha spinti ed è entrata. Il capo è seduto, urla contro la nonna e batte il pugno sul tavolo. Mia madre lo guarda e gli dice: ascolta, Mikola. Lei l'ha riconosciuto. Era con Makhno. Facevano baldoria insieme, in paese. Perché non gliel'hai detto allora che non era sulla buona strada? Se ci fosse la Makhnocina, mi ci butterei a capofitto. Davvero, la vita è talmente noiosa. Da giovane ero allenatore e facevo delle gare. Tutti ne avevano sentito parlare. Lo si era visto nei film.
Mikhail Mikhailovich, l'allenatore di sollevamento pesi, per 10 anni ha attraversato i villaggi, raccogliendo le testimonianze, appurando i fatti. Si tratta di Makhno e dell'insurrezione, ed è di questo che bisogna assolutamente parlare. È un argomento troppo importante. Persino il tiro a segno per bambini di Guglia e Polie ha la sua versione della storia di Makhno. Basta fare le domande giuste. 3 colori, rosso, bianco e il bersaglio nero. Che cos'è? Che cosa fa girare i mulini? Che cosa fa prudere il naso se si aggiusta il tiro? C'è perfino il gatto della poesia che qui tutti conoscono a memoria. Porta al collo la catena d'oro, va a destra e la canzone comincia, va a sinistra ed è la storia che si racconta. All'inizio una parola, la terra, immensa come la parola stessa, così fertile che gli invasori se ne portano via a carrettate. L'Ucraina, Ucraina, al limite di. Vi si sono incrociate e rincrociate le tracce dell'invasore, quelle delle antiche repubbliche cosacche e quelle dei cosacchi diventati mercenari, quelle delle ribellioni contadine, quelle dei coloni mandati dal potere imperiale a popolare le steppe che si chiamavano Dikhi Polie, il campo selvaggio, e a domarle. Vi si sono incrociate e rincrociate le lingue e i modi diversi di chiamare sia la terra, sia il cielo che la costeggia, in polacco, in tedesco, in russo, in greco, in yiddish, in ucraino. Al centro una borgata, Guglia e Polie, che significa campo libero, quello che si misura e si semina, ma anche spazio per le fiere e i grandi mercati contadini. All'inizio del secolo, Guglia e Polie aveva 16.250 abitanti. C'erano 3 chiese, una con 3 campanili, una sinagoga, 5 scuole di agronomia, 3 licei, una scuola tedesca, 2 scuole ebraiche, una biblioteca, un teatro. C'erano 3 mulini, delle fonderie. La più importante era la fonderia Kerne. Quando Ivan Radionovich Makhno, il padre di Nestor, fu affrancato dalla servitù, si fece assumere come cocchiere dal signor Kerner, il proprietario. Poi morì, lasciando una vedova e 5 figli, senza terra per farli crescere. Nestor, il secondogenito, per un certo periodo lavorò come apprendista in quella fabbrica, dove, prima di essere operai, tutti sono contadini. Ed è proprio in questa fabbrica che, nella pausa della colazione, durante la consueta partita di domino, furono portati da Parigi i testi di Nestor Makhno, che ritrovavano per la prima volta coloro per i quali erano stati scritti. È la storia dell'Ucraina. Che cosa vuoi di più? Faccio fatica a vedere. Guarda che cosa capisci. Ci sono delle figure? Leggo, l'insurrezione makhnovista in Ucraina. Tengo ad avvertire il lettore della mancanza di certe risoluzioni dell'Unione dei contadini di Guglia e Polie, del Soviet dei deputati contadini e operai. Del Soviet dei deputati contadini e operai, del loro ispiratore diretto, il gruppo anarco-comunista, che si è sempre sforzato con ammirevole costanza di unire i contadini e gli operai di questa regione, spiegando il senso e la portata degli eventi, esponendo lo scopo dei lavoratori in generale e quello degli anarco-comunisti più vicini alla mentalità contadina in particolare. Sfortunatamente non possiedo fotografie di questi rivoluzionari sconosciuti, contadini miei amici, sorti dal più profondo del popolo ucraino. Erano vere nature contadine, che non sapevano mentire né ingannare. Era difficile convincerli, ma una volta che avevano colto l'idea, che l'avevano verificata attraverso il loro ragionamento, esaltavano questo ideale dappertutto, in tutte le occasioni. Il mio unico rimpianto, che queste memorie non siano pubblicate in Ucraina. È colpa delle circostanze e io non posso farci nulla. Nestor Makhno, Parigi, 1926. Ero professore di storia qui alla scuola. Ho insegnato più di 30 anni.
E per tutto il tempo in cui ho esercitato il mio mestiere, ho sempre raccolto documenti sulla guerra civile nella nostra regione. Qui, in quest'altro dossier, si trovano i documenti più interessanti, il programma del movimento anarchico. Ed esso oggi ci appare non come ce l'hanno presentato, ma qual era in realtà? Siamo all'inizio del secolo, di nuovo nella fabbrica Kerner. Nazar Zuichenko è apprendista fonditore, ha 14 anni. Il suo racconto è stato conservato, trasmesso miracolosamente di padre in figlio. A Gulia e Polie abbiamo un gruppo di filodrammatici di altissimo livello, di cui facevo parte. Un giorno il giovane Nestor Makhno è venuto a farmi visita allo studio per chiedermi se poteva aderirvi. Ero un po' stupito perché era di statura molto bassa ed è così che ci siamo conosciuti. La fabbrica agli operai, la terra ai contadini. La terra ai contadini è già un'espressione moderna, ce n'è un'altra più antica, sorta nel secolo scorso dallo strappo assai doloroso dalla servitù. Terra e che cosa? Come tradurre la parola utilizzata volia, che in russo vuol dire nello stesso tempo libertà, volontà e spazio senza limite. Vi leggerò dei documenti d'epoca sulla rivoluzione del 1905 nella nostra regione. Ho l'onore di avvertire Sua Eccellenza che, secondo mie informazioni, sulle terre del proprietario Masaraki proseguono le distribuzioni illegali di frumento e di foraggio da parte dei contadini del fondo e anche dei villaggi vicini. A Gulia e Polie si costituisce l'Unione dei contadini poveri intorno a un giovane contadino, Valdemar Antoni, di genitori ciechi, che un tempo era vissuto in città e si era unito ai gruppi anarchici. Scoppia la rivoluzione. L'apprendista Nazar entra nell'unione con tutto il gruppo teatrale della fabbrica. Vi entra anche Nestor Makhno, ha 16 anni. Zarathustra, così chiamavamo Antoni, ci portava viveri, ma anche armi per la lotta rivoluzionaria. Ed ogni sera o quasi noi contadini, che avevamo poche conoscenze, ci riunivamo in una rimessa intorno a dei libri. Erano serate per me piene di luce e di gioia. Leggevamo di tutto, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, la storia della cultura. Ma soprattutto ci appassionavamo all'astronomia, ai pianeti, alle stelle e alla storia della comparsa dell'uomo sulla Terra. Per reazione, i proprietari hanno creato l'unione dei veri russi. Perfino tra gli operai si sono trovati di questi veri russi. Il loro slogan era semplice: uccidi l'ebreo, salva la Russia. Ed organizzarono dei pogrom. Allora decidemmo, prima che fosse troppo tardi, di combatterli. I veri russi rientrarono sottoterra. Questa fu la nostra prima vittoria. Primo maggio 1907, giorno di manifestazione. A Gulia e Polie è vietata. Qui tutti sono ricercati dalla polizia. È la prima foto ricordo. A partire da quel momento tutto si collega. Ritorno all'ordine, repressione, clandestinità, fucilazioni, arresti, condanna a morte, 50 giorni di attesa. Ci si sente per metà scesi nella tomba, le dita che scivolano sulla superficie della vita. La condanna a morte di Nestor Makhno è commutata in detenzione a vita. Considerate, scrive, la mia giovane età al momento dei fatti e le continue intercessioni di mia madre. In quegli anni i binari incrociano, mescolano e rincrociano i destini di intere generazioni. A nord uno studente rivoluzionario, Zevolod Eichenbaum, detto Volin, da Volia, Libertà, che era stato arrestato, evade. A sud un operaio, Piotr Marin, detto Arshinov, da Arshin, unità di misura della terra, viene arrestato. È scortato verso la prigione politica di Mosca, dove viene trasferito anche il contadino Makhno. Saranno in tre a scrivere, ognuno a modo suo, l'epopea makhnovista. Nestor Makhno, con le palle ai piedi, tubercolotico, ma prigioniero politico, quindi con diritto alle riunioni e ai libri. La biblioteca della prigione, rifornita in seguito alle perquisizioni, è ricca. Leggevo tutto, la storia, la geografia e soprattutto la matematica.
Attraverso i libri Nestor Makhno incontrerà Piotr Arshinov e il suo sogno indistruttibile, la tipografia libertaria. Se i testi del movimento makhnovista non sono scomparsi del tutto, sarà per merito suo, delle sue dita macchiate di inchiostro. La Germania e i suoi alleati dichiarano la guerra, la Russia mobilita. 1915, 1916, 1917. La rivoluzione di febbraio. Lo zar abdica, le prigioni si aprono, talvolta vengono bruciate. Amnistia per i politici, che escono alla luce del sole in un lungo corteo, ancora sotto scorta. Nestor Makhno è senza dubbio lì, fra quelli che sono tornati dal regno dei morti, come vengono chiamati. Occorrono 8 giorni per imparare a camminare di nuovo senza palle ai piedi. Mosca diventa un libro, le strade ne sono le righe e le parole si guardano come se fossero vive. Arshinov rimane a Mosca, Makhno riprende il treno e ritorna a Gulia Ipolia, a 28 anni. Dieci anni di prigione non avevano fatto vacillare per niente la mia fede nella forza creativa di un libero lavoro basato sull'eguaglianza e sulla solidarietà. Con questa convinzione ritornavo a Gulia Ipolie, là dove ero nato, dove avevo lasciato tanti esseri cari e dove, lo sentivo, avrei potuto essere utile in mezzo alla grande famiglia dei contadini, là dove si era formato, già tanti anni prima, il nostro primo gruppo. Quelli che ne erano al corrente dicevano: Nestor è arrivato, l'hanno detto alla nonna, e lui arriva con la giacca e il sacco sulla spalla, e quando è davanti a casa vuota il sacco, solo libri e giornali. Con quelli è arrivato dalla prigione. Tutti quei decreti che venivano da Pietrogrado arrivavano in ritardo, sempre in ritardo. Poi il cambiamento al potere ha creato un vuoto e la gente faceva fatica a capire. Questo appello ad assumersi le responsabilità era una cosa complicata. Ero fortemente preoccupato per l'insufficienza delle mie conoscenze teoriche davanti ai problemi immensi che la rivoluzione ci poneva, e sapevo che nei nostri ambienti, 9 volte su 10, la situazione era la stessa. Vivevamo un evento di eccezionale importanza, ero intimamente persuaso che bisognasse non solo lavorare per innalzare il nostro ideale, ma soprattutto per non impedirne lo sviluppo negli altri. E per far questo, noi del gruppo anarco-comunista di Gulia Ipolie eravamo soli. Secondo la nostra ideologia, anarchico e comunista sono elementi incompatibili. Parlo della nostra vecchia ideologia comunista. Non c'era compatibilità. Gli anarchici da una parte, i comunisti dall'altra. Mentre invece questa simbiosi rappresenta tutta una teoria. All'inizio del 1917, qui nei borghi e nei villaggi, non c'era praticamente nessun rappresentante di partito, nessun bolscevico se non di passaggio, qualche gruppo rivoluzionario socialista nelle città. Questa solitudine e la determinazione di alcuni sarà la cifra di quello che si svilupperà qui durante i 9 mesi che separano febbraio da ottobre, dalla scomparsa dell'antico potere all'instaurazione di un nuovo potere in nome della rivoluzione. Primavera della storia, primavera dell'Ucraina, la prima per Nestor Makhno dopo un'interminabile adolescenza trascorsa in fondo alle prigioni. Il governo provvisorio di Pietrogrado l'innevata, con i suoi cortei, le sue lotte di tendenza, di partito e di corridoio, è a 1000 leghe da qui,
e nessuno ancora a memoria d'uomo ha collegato nella realtà e in una stessa frase le parole rivoluzione, operai, contadini e la vecchia parola soviet che vuol dire consiglio. Hanno riunito un mucchio di documenti su tutto ciò che concerneva le terre della regione, chi erano i proprietari, quante persone vi lavoravano. Non era affatto una cosa qualsiasi. Lo hanno fatto molto seriamente. Discutevano con le persone, che nella quasi totalità li accoglievano con simpatia. Noi eravamo 10 in famiglia. C'erano un fabbro, un sarto, un carpentiere. Si poteva fare tutto. Il nostro villaggio apparteneva a una famiglia polacca, gli Jawischi, e la mia bisnonna l'avevano comperata in cambio dei levrieri. L'altro villaggio era libero, dall'altra sponda del fiume. Nessuno poteva più toccarvi. Avevo un fratello, Sasha, che è stato deportato, e due cognati con Makhno. Perché l'hanno deportato? Perché stava con Makhno. Primo maggio 1917. Sono 10 anni che non partecipo a questa festa operaia e mi ci preparo con gioia. Di notte dormo su un tavolo e di giorno corro dalla fabbrica alle riunioni dei villaggi, dalle riunioni con gli insegnanti alle riunioni coi delegati che le campagne ci mandano per informarsi. In alcune settimane di attività sfrenata si organizzarono nuove elezioni al comitato della città. Bisognava controllarlo, ma come? Si creò l'Unione dei Contadini e nella fabbrica Kerner l'Unione degli Operai Metallurgici, di cui Makhno fu nominato presidente. Negli interventi, sempre più numerosi, si discuteva che cosa fosse una cooperativa, una comune, un'unione, un delegato e il ruolo di un soviet, organo di potere o organo di collegamento. Ed è necessario prendere la terra. E che cosa vuol dire prendere la terra? Ci dicevano che era anarchico. Capite? Ma in realtà era per l'indipendenza. Come dire? Per i poveri. Per il popolo. Era per il popolo. Ecco. Leggi lì dove è scritto grosso. Proletari di tutto il mondo, concentratevi in voi stessi. E cercate lì la verità, createla. Non la troverete da nessun'altra parte. È quello che profetizza la rivoluzione russa. È interessante. Che cosa dici mai? Ci si può certo ribellare. E poi? Non si può fare niente, niente. Loro hanno l'esercito e la polizia, e noi solo un sindacato. Io non rispondo di nulla. Se fossi responsabile di qualcosa, mi sentirei qualcuno. Mi sentirei padrone di qualcosa. Ma qui non sono nessuno. Che cosa vi occorrerebbe per essere qualcuno? Una rivoluzione. Molto prima della grande rivoluzione d'ottobre, egli ha instaurato un potere popolare a Guliai Polje. È comunque importante. Il generale bianco Kornilov marcia su Pietrogrado. Premesse della guerra civile. Era la mattina del 29 agosto. C'era un raduno nella piazza di Guliai e Polje quando il postino portò le notizie del pericolo che minacciava la rivoluzione. Comincia così il racconto della giornata in cui si decise di creare, vista l'urgenza, un comitato di difesa della rivoluzione che nominò Makhno responsabile. E poi, dopo una notte di riflessione, di disarmare i proprietari, di abolire i privilegi e di applicare questo primo decreto sulla terra così come era stato discusso qui per mesi, nei villaggi e nelle fabbriche. È stata la prima volta nell'impero russo. La storia deve saperlo. Di testa propria ha raccolto tutte le carte ufficiali, gli atti di proprietà, delle terre, dei demani, eccetera, e ha bruciato tutto.
ha scomunicato il passato e ha cominciato a creare il nuovo. Ecco che è giunto il momento di realizzare il sogno secolare. Il popolo è sovrano sulla terra e noi contadini abbiamo la responsabilità di compiere un simile atto. La divisione delle terre recuperate fu condotta a termine in autunno perché era urgente organizzare le arature e le seminagioni. Si era previsto di dare ad ogni famiglia, secondo la sua importanza, una o due coppie di cavalli, una o due vacche e gli utensili indispensabili. Furono costituite 4 comuni intorno a Guglia e Ipolie e altre più lontano, che io conosco meno in quanto non vi ho preso parte. La partecipazione alle comuni era volontaria. I contadini che decisero di diventare comunardi si raggrupparono per famiglie e per affinità. C'era qualche contadino anarchico, ma la maggioranza non lo era. Ci furono numerose discussioni sulla scelta delle sementi. Anche il problema dell'insegnamento fu discusso. Le comuni non vollero rimettere in vigore l'antico modello. La scelta cade su quello delle scuole libertarie di Francisco Ferrer, di cui avevamo letto alcune relazioni negli opuscoli. Siccome nessun insegnante ne era al corrente, si decise di cercarne di più qualificati in città e per il primo anno di far venire semplicemente delle persone capaci di insegnare. Presa del potere da parte del partito bolscevico. Proletari di tutti i paesi, unitevi. Prezzo 15 copechi, lunedì, edizione della sera, 30 ottobre, 12 novembre 1917. Numero speciale, decreto sulla terra, promulgato il 26 ottobre alle 2 del mattino alla riunione dei soviet dei deputati operai, dei soldati. Primo punto, la proprietà privata della terra è abolita, senza indennizzo. È precisamente quello che scrive Makhno. Qual è la differenza? La differenza? I metodi usati erano diversi. Makhno era contro ogni costrizione, contro ogni violenza. Mentre lì c'è stata fatta violenza. Chi aveva ragione? Secondo i nuovi documenti adesso in nostro possesso, avevano ragione gli anarchici. Posso affermare che, nei primi 2 mesi, quelli che in Ucraina si raggruppavano intorno ai consigli si rallegrarono del colpo di Stato di ottobre, perché riconoscevano che alla base stavano i principi di una vera rivoluzione che sorgeva dalla profondità dei villaggi e delle officine finalmente risvegliate. Restavano tuttavia in guardia, perché arrivavano i primi commissari, con le prime direttive, le prime ispezioni. I contadini venivano a vederci. Noi siamo persone umili, dicevano. Bisogna che ci spieghiate. Loro vengono, gridano, poi se ne vanno. E dopo dicono che il contadino è contro il potere dei soviet. La creazione di una via del popolo rivoluzionaria e libera è una questione immensa, profonda e illimitata come l'oceano. E qualsiasi potere che abbia il coraggio di creare questa via, esigendo per questo la sottomissione del popolo, si chiude in un problema insolubile. Noi che siamo i figli di questa rivoluzione e i figli del popolo laborioso, creeremo il nostro destino qui, nel nostro villaggio e nei nostri cascinali. Noi elaboreremo una soluzione che non sia portatrice di umiliazione, ma di responsabilità. Che le comuni contadine, le unioni libere degli operai delle città prefigurino delle vere comunità di lavoro, facendo a meno dei commissari e degli altri poteri eccezionali. Noi dobbiamo solo rafforzare la consapevolezza del nostro tentativo ed applicarla con forza in tutti i settori della nostra vita. Offensiva tedesca contro la Russia dei Soviet. Il commissario del popolo, Leon Trotsky, parte per firmare una pace separata con la Germania. In compenso la Russia abbandona l'Ucraina. Le truppe tedesche entrano a Kiev, riconducono nella loro scia gli antichi proprietari e formano un governo nazionale ucraino di collaborazione. A Guglia Ipolie si creano dei gruppi di difesa della città. Nestor Makhno parte alla ricerca delle truppe bolscevichiche che stazionano ancora in Ucraina. In aprile, Guglia Ipolie è occupata dai tedeschi. È
Ero sul marciapiede di una stazione di transito quando ho saputo dell'occupazione di Curia Ippolie. In quanto alla fuga delle forze rivoluzionarie, me la vedevo tutti intorno, qualcosa di incomprensibile e di pesante. Una tale angoscia mi stringeva il cuore che stavo steso là, su quel marciapiede, senza pensare di poter ripartire. È l'esodo. Gli insorti di Curia Ippolie, di nuovo clandestini, riescono a passarsi il messaggio. Appuntamento fra 3 mesi. Fino a quel momento che ognuno cerchi di comprendere quello che a tutti sembra un tradimento della rivoluzione. Io volevo incontrare gli anarchici di Mosca e valutare le intenzioni del nuovo potere. Per arrivare qui, Makhno aveva peregrinato da una stazione all'altra. In questa città si muoverà da un'immagine all'altra. Da un lato, quella del potere che da 6 mesi era operaio contadino e che aveva preso la decisione di abbandonare l'Ucraina. Dall'altro, l'immagine della prigione di Pietrogrado, bruciata nelle giornate di febbraio durante le quali i prigionieri furono liberati. È entro questo spazio, di finestra in finestra, che si misurerà la distanza che separa le parole di Curia Ippolie da coloro che ormai si batteranno qui per occupare le pagine dei libri, come da sempre si occupa una terra. Prima finestra, visita ai circoli rivoluzionari. Seconda finestra, visita al vecchio Piotr Kropotkin, che, scrisse Makhno, mi accolse con calore e tenerezza. Terza finestra, visita Piotr Arshinov, il compagno ritrovato. Con lui sono andato in tutte le riunioni, le discussioni, le conferenze, i meeting e riflettevo su quello che avevo osservato nelle fabbriche, dove regnava l'idea, così diffusa fra gli operai incantati e creduli, che bisognasse consacrare tutto a creare non il proprio destino, ma il proprio potere e la propria dittatura. Una dittatura che mi separava da loro, perché né io né i loro fratelli nel lavoro, i contadini, eravamo proletari. E ciò mi opprimeva tanto che decisi di partire senza aspettare il termine convenuto, ma per l'Ucraina occupata in quel momento erano necessari di lasciar passare, ed è stato così che, quasi per caso, mi sono ritrovato al Cremlino. Quarta finestra, la più improbabile, quella che si apre sull'incontro tra il contadino libertario Nestor Ivanich Makhno e Vladimir Ilyich Lenin, il rivoluzionario professionista del metodo. Non due strategie, ma due visioni del mondo, l'una fondata su un modello da plasmare, l'altra su un tentativo da sostenere. La messa in scena dell'incontro tra il bolscevico e l'anarchico fa parte dei classici, anche se di versione in versione il personaggio di Makhno si era addolcito. Il luogo, non il Cremlino, ma il Curia Ippolie di Nestor Makhno il partigiano. Il soggetto, la trattativa di un'alleanza. La posta, fondare l'impossibilità storica, ideologica e anche strategica di una simile alleanza. Tutto qui è emblematico. Una partita di carte rosse e nere su fondo bianco. 4 partner. Il marinaio russo portatore della rivoluzione di ottobre, cioè di un ordine determinato dalle leggi della storia. Nestor Makhno, il contadino, tanto più pericoloso in quanto sa battersi, portatore nella logica di quell'ordine di un disordine che sfugge a quelle leggi. Alla destra del marinaio il teorico dell'anarchia, velleitario e irresponsabile. A sinistra l'ufficiale bianco che tradisce la sua classe nel nome della patria. A Parigi avevamo cominciato una discussione coi bolscevichi, che è ben lungi dall'essere chiusa. Nessuno ha ancora provato che Lenin aveva ragione. Sostituire uno Stato borghese feudale con uno Stato degli operai e dei contadini. Cambiare gli abiti dei padroni con dei camiciotti ed ottenere così una società senza classi. Ebbene, che cosa? Né Dio né padrone? Ma dietro i cliché della sceneggiatura echeggia ciò che è stato detto, quasi per caso, al Cremlino. Capitolo 18, il mio incontro con Lenin. Lenin mi accolse paternamente e mi fece sedere. Cominciò ad interrogarmi col suo tono da organizzatore nel modo più preciso. La domanda su come i contadini accoglievano la parola d'ordine, tutto il potere ai soviet, me la fece 3 volte. Risposi che per i contadini ciò voleva dire che il potere doveva allinearsi alla coscienza e alla volontà stessa dei contadini. Lenin mi rispose allora: il fatto è che i vostri contadini sono contaminati dall'anarchia, è un male, gli risposi. Lenin mi chiese poi dei distaccamenti rossi, della loro lotta eroica contro l'occupante, della mancanza di sostegno dei contadini. Temo, compagno Lenin, che siate male informato, risposi. I vostri gruppi restano lontano dalle strade, non combattono nelle campagne. Come potete pensare che i villaggi li sostengano? Non li vedono mai.
Ennis si mise a ridere. Voi anarchici scrivete e pensate al futuro. Siete capaci di pensare al presente. Risposi che era un contadino illetterato, che mi era difficile discutere su una questione così importante. Ma posso dirvi, compagno Lenin, che in Ucraina, nella Russia del Sud, come dite voi bolscevichi, noi siamo immersi nel presente ed è attraverso di esso che noi cerchiamo di avvicinarci al futuro, al quale è vero noi pensiamo, e noi pensiamo molto seriamente. Non sopportavo più Mosca, quella Mosca futile e rumorosa in cui la rivoluzione stava per morire nel vortice della politica del potere. Mosca la perduta, che era giunta ad odiare, che manteneva centinaia di oziosi della causa, quelli dei partiti vincitori e gli altri che si perdevano a cercare nell'anarchia una sorta di perfezione che non apparteneva alla vita. Riboliva in me il desiderio di ritrovarmi in Ucraina con la gente dei villaggi, e là, con loro, comprendere ciò che non era stato realizzato, battermi contro quello che accadeva, morire o liberare l'Ucraina. Makhno apprende la morte dei suoi due fratelli uccisi dall'occupante. Riceve infine il messaggio dei compagni che gli precisano come Giulia Ippolie sia stata presa e disarmata in aprile. Mio caro Nestor Ivanich, tutti i membri, contadini e operai del Comitato Rivoluzionario sono stati arrestati e aspettano l'esecuzione. 3 ore prima dell'occupazione, la compagnia ebrea ci ha traditi ed è passata dalla parte delle truppe nemiche. Tutti i contadini sono depressi. L'odio verso gli ebrei è grande. Capitolo 6, la questione ebraica. Ebreo, respira liberamente. Al tempo degli zar e dei signori, più di una volta sei stato cacciato dai tuoi tranquilli cascinali e per lunghi anni hai errato lontano da casa, senza tetto, senza simpatia, senza consolazione, e sei esausto. Riposati e sii libero come tutti gli altri popoli. È con queste parole che nel 1917 mi sono rivolto agli ebrei di Giulia Ippolie, quando dalla folla mi fu chiesto: e voi, Nestor Ivanich, come considerate tutti questi ebrei con cui tenete le sedute nel comitato della città? E mai ho rinnegato le mie parole, mai me ne sono allontanato nel succedersi degli eventi e nella mia attività rivoluzionaria, come Pietro si è allontanato da Cristo. Ed ogni volta. La lotta contro l'antisemitismo, il movimento macnovista la condurrà instancabilmente, fuori e dentro ai suoi ranghi. Perché ci saranno, le cifre esatte sono impossibili, circa 60.000 ebrei sterminati durante la guerra civile in Ucraina, che fu una delle più feroci e delle più torbide. La Voce verso la Libertà, quotidiano degli insorti rivoluzionari macnovisti dell'Ucraina, veniva pubblicato in 2 lingue, ucraino e russo, numero 42... prezzo 2 rubli e 50, 3 rubli nelle stazioni. Il prossimo congresso, potere e non potere, riunioni a teatro, riunioni di disoccupati. Vergogna, vergogna a chi si lascia andare a maltrattare un ebreo, vergogna a chi si fa passare per macnovista e macchia l'onore del movimento, vergogna a chi lo infanga in nome dei propri interessi. Firmato Volin. Il vecchio studente ebreo e libertario che sarà per un periodo di tempo responsabile della commissione culturale macnovista. Al Père Lachaise la sua lapide funeraria è contigua a quella di Nestor Makhno. L'accusa di antisemitismo fu e rimane una delle più dannose fra quelle di cui è stato ed è tuttora oggetto il movimento macnovista. Nestor Makhno, anarco bandito antisemita. Il che fa di lui e di tutto il suo movimento, per tutti, in tutti gli ambienti, non un nemico ma qualcosa di malefico. Per il momento, tutto è semplice e allo stesso tempo infinitamente pericoloso. L'occupante stampa i suoi biglietti di banca in una lingua che è spesso anche quella dei proprietari, che ritornano, uccidono, bruciano, distruggono, saccheggiano. Bisogna liberare l'Ucraina. Si formano dei primi gruppi di resistenza senza legami gli uni con gli altri. Ognuno conduce le proprie azioni sul proprio terreno. Qui, nel 1918, si sono riuniti 2 distaccamenti. Quello di Ciocius, il marinaio del Mar Nero, che non era molto importante, e quello di Nestor Ivanich Makhno. Ciocius, secondo quel che si diceva, veniva da Kronstadt. Lo avevano rinviato a casa perché rivoluzionario. All'inizio erano appena 12. Una volta sono scesi insieme nelle strade.
hanno sparato in tutte le direzioni e lanciato tali grida. Gli austriaci erano lì ammassati. E allora i nostri contadini si sono buttati tutti su di loro, con badili, forche, tutto quello che trovavano. Uccidevano perfino quelli nel fiume. Fu durante la sera di questa prima vittoria partigiana che i contadini diedero a Makno il nome di Batko, padre, e lo misero a capo del movimento insurrezionale. Era soprannominato Batko perché ci difendeva. Difendeva la libertà. Allora lo si è chiamato Batko Makno. Era per me strano e sconvolgente sentire Batko Makno e non compagno, o talvolta perfino compagno Batko Makno. E questo appellativo si appiccicò al mio nome, passava di contadino in contadino, di bambino in bambino. Le parole Batko Makno sono diventate inseparabili, con uno strano rispetto, un amore e una fierezza che capivo con difficoltà, si diffondeva di villaggio in villaggio su quasi tutta la sponda sinistra dell'Ucraina. Era ripreso da insorti e da gruppi che si facevano chiamare Battaglione Batko Makno, senza che ne sentissi nemmeno parlare, senza che nemmeno li conoscessi. Makno arrivava con i tiri di cavalli, le fisarmoniche, la ciapca in testa, e tutti i ragazzini gli correvano dietro. E lui passava, con la cavalleria e la musica. Si sposa la figlia di un fittavolo. Chi è sotto il velo? Makno è al mercato. Dov'è? Perfino nelle orecchie del coniglio. Makno sa tutto e dappertutto. Porta gonna e parrucca, è talmente piccolo. Sente tutto perché gli raccontano tutto. Perfino in fondo al bicchiere di kvass si sente il messaggio: chi mi ha visto mi ha bevuto. Firmato Nestor Makno. I gruppi partigiani affluiscono a Gulia Ipolie. Uno dei più importanti, proveniente da sud, sarà quello del ferroviere Viktor Belash. Viktor Belash assumerà accanto a Nestor Makno la responsabilità di federare questo esercito composito e di salvaguardarne, per quanto sarà possibile, i principi fondatori: autodisciplina, volontariato e scelta dei responsabili. È la seconda fotoricordo, quella della messa in scena di una storia di cui ognuno può diventare il possibile personaggio. Rivoluzione in Germania. Le truppe di occupazione evacuano. A nord si organizza un nuovo potere nazionale. A est l'armata bianca avanza. A nord le truppe bolscevichi si raggruppano. Tutta l'Ucraina costituisce un agitato groviglio, scrive Belash. È giunta un'epoca selvaggia e folle. L'epoca del tiro a segno contadino di Gulia Ipolie, che da sempre modifica le storie che si trasmettono. C'erano tre figli, il più ricco, il più istruito, il più coraggioso. C'erano tre strade: a destra perdi la vita, a sinistra trovi la morte, diritto sarai messo a ferro e a fuoco. La gente chiama questa quercia la quercia della morte. Nel nome della Macnocina, molti banditi operavano qui. Non era Makno. Makno non vedeva tutto. Certuni massacravano e dicevano che era stato lui. Lui non ne sapeva niente. È un'epoca in cui leggenda e controleggenda si affrontano senza più nessuna precauzione né sfumatura, secondo la regola del colpo per colpo delle partite a domino durante la pausa della fabbrica. Primavera 1919. Di fronte all'avanzata sempre più massiccia del generale bianco Denikin, si costituisce la prima alleanza militare tra truppe insorte e truppe bolscevichi. Il treno a Gulia Ipolie porta le prime immagini del fronte. I primi comunicati precisano: si ritiene che le differenze politiche e ideologiche tra i bolscevichi e i contadini macnovisti non possano in alcun modo ostacolare l'unione fondata su una causa comune. Le autorità bolscevichi lasciarono capire che le particolarità del movimento insurrezionale dovevano restare inviolabili. Primavera 1919. Primavera della prima alleanza tra guardie rosse e contadini insorti. Queste immagini esistono perché le cineprese ufficiali del servizio cinema del fronte sono lì.
La cinepresa filma e improvvisamente... Proletari di tutto il mondo, concentratevi in voi stessi. Lì soltanto troverete la verità. Era qualcosa del genere. Oggi queste parole hanno ancora un senso per voi? Non solo oggi, anche prima. Avevano per me un significato. Ignoravo che le avesse dette lui. Ma in fondo ognuno di noi pensa così. Ognuno. Che cosa fate, ragazzi? Ci prepariamo per il primo maggio. In quell'anno prepararsi per il primo maggio significò per alcuni farsi prestare dal Kolkhoz una tacianca e dei cavalli per fare sfilare a Giulia Ippolie le parole di Nestor Makhno lette nei libri. Andrei Mikolajevich, di dove siete? Di Giulia Ippolie. Bondarenko Andrei Mikolajevich, nato nel 1926. Mio padre è di qui, anche mio nonno. Qui abbiamo vissuto tutti. Vado a far belli cavalli. Bondarenko, come Igor Bondarenko, della prima fotoricordo, presa il 1 maggio 1907, ma che fu fucilato. Dal Kolkhoz a Giulia Ippolie, dalla prima fotoricordo all'ultima, quella dello stato maggiore dell'esercito insurrezionale macnovista, operaio e contadino, del periodo della guerra civile. È la foto dello stato maggiore di Makhno. Questi sono Nestor e sua moglie, Galina Andreevna. Il capo di stato maggiore Viktor Belash. I suoi fratelli, Savelli e Grigori Makhno. Sono tutti lì, questa volta fotografati non dal fotografo, ma in piena strada, a casa loro. È la terza fotoricordo, quella di una storia in cui la libertà di ciascuno, scriverà Makhno, sarebbe stata la responsabilità di tutti. E dietro alla foto, il Giulia Ippolie della comune di Makhno, come è rimasto nei ricordi e come traspare nelle immagini dei film, con le sue giostre, perché ne ha avute, i suoi mercati, le sue serate teatrali, i suoi canti, le sue bandiere nere, l'andirivieni delle truppe che andavano o ritornavano dal fronte. E dietro a questo Giulia Ippolie, la carta disegnata a mano da Piotr Arshinov, che aveva raggiunto Makhno e non lo lascerà più. Zona di influenza del movimento makhnovista che, a partire da Giulia Ippolie, si estenderà su tutta l'Ucraina dell'Est, ridiventando il campo selvaggio di una guerra civile, guerra di parole più che di territorio. Proletari di tutto il mondo... Febbraio 19, attacco massiccio dei bianchi. Le truppe makhnoviste sono mandate a sostenere il fronte del sud. A Giulia Ippolie, primo congresso del Soviet regionale, che raccoglie i delegati di più di un milione di operai, contadini ed insorti. Noi respingiamo il dilemma tra il potere di un partito e quello di un proprietario. Viene decisa una mobilitazione generale, ma volontaria, per dare il cambio ai gruppi che si battono da mesi ed assicurare le seminagioni. Marzo, a Kharkov si tiene il primo congresso contadino di tutta la Russia. Obiettivo? Fare votare la socializzazione delle terre. Il delegato di Giulia Ippolie prende la parola. Il problema della terra è il più pericoloso, deve essere considerato con la massima precauzione. Perché il lavoro sia creativo, perché le comuni funzionino, bisogna aiutarle, non disorganizzarle, che i bolscevichi ci lascino un anno. Aprile, i combattimenti al fronte si intensificano. Secondo congresso del Soviet regionale a Giulia Ippolie. Delegati di 72 distretti, che rappresentano più di 2 milioni di uomini e di donne, prendono parte alle discussioni. Alla fine del congresso arriva un dispaccio. Si dichiara il congresso controrivoluzionario e i suoi organizzatori fuori legge, firmato Dybenko, comandante della divisione bolscevica.
Risposta: possono esistere leggi che permettono ad alcune persone di mettere fuori legge un popolo più rivoluzionario di loro? Firmato: il Consiglio Rivoluzionario di Guglia Ipolie. Macno non è più a Guglia Ipolie, è al fronte. Le armi promesse non arrivano più, gli uomini si battono a mani nude, è un macello, scrive Macno. Giugno. Vista l'urgenza, il Consiglio Rivoluzionario di Guglia Ipolie convoca per il 15 un terzo congresso che richiama i delegati contadini, gli operai, gli insorti, i soldati rossi. Sul giornale ufficiale Izestia viene pubblicato un articolo dal titolo La Macnocina, firmato dal presidente del Consiglio Militare della Repubblica, Leon Trotsky. Per la prima volta il movimento macnovista è definito una cozzaglia di banditi, assassini, predoni, piccoli proprietari, controrivoluzionari. Macno lancia un appello. Fratelli, aprire un fronte all'interno del movimento rivoluzionario è un delitto mai compiuto finora. Noi non lo faremo mai. Giunge da Mosca l'ordine 1824. Se in aprile con la parola d'ordine abbasso la macnocina noi implicavamo la guerra di idee contro gli anarchici, noi ora diciamo abbasso la macnocina anche se per annientarla bisogna utilizzare il ferro e il fuoco. Perché, in realtà, quello a cui mira la mitragliatrice non è tanto un normale nemico, quanto un segno tipografico, il più leggero, il più sguarnito, il trattino. Era anarchico, trattino, comunista. È lungo questo trattino che per 2 anni galopperà la cavalleria macnovista, inafferrabile, su tutta l'estensione della carta di Arshinov, dove spesso farà capovolgere la storia. A capo di questo esercito, che passa dall'aratro al fucile, sta il contadino Nestor Macno, le cui imprese, eludendo tutte le strategie e tutte le previsioni, scriveranno l'epopea. 3 volte, di fronte al nemico comune, i rossi proposero l'alleanza, 3 volte, respinto il nemico, la denunceranno. Alleanza impossibile e allo stesso tempo ineluttabile, perché per il movimento operaio contadino macnovista nessun'altra alleanza era storicamente concepibile. L'ultima alleanza finisce qui, in Crimea, dove le 2 cavallerie, nera e rossa, respingono insieme le truppe bianche del generale Wrangel. Non ci sono più nemici esterni, la guerra civile è finita. L'indomani, la cavalleria rossa prende la cavalleria macnovista alle spalle e la colpisce a colpi di sciabola, fucile i delegati che vengono a discutere di una possibile federazione. Febbraio 1921. A nord, la comune dei liberi soviet di Kronstadt è annientata. Lenin instaura la nuova politica economica. La socializzazione delle terre è sospesa. I villaggi esangui si girano dall'altra parte. Per 13 anni mi sono battuto per una rivoluzione sociale e continuerò a farlo. Voi avete scelto di credere al vincitore. È vostro diritto. Coperto di cicatrici passa la frontiera e raggiunge Parigi. Gli restano 13 anni di vita. Il comunismo verso il quale andavamo suppone la libertà dell'individuo, l'eguaglianza, l'autodeterminazione, l'iniziativa, la creatività e l'abbondanza. Noi abbiamo formulato il nostro ideale di questa terza rivoluzione, fondata sulla presa di coscienza del popolo lavoratore. Noi abbiamo avuto l'occasione di gettare le basi di una società fondata su principi anarchici, ma quelli che avevamo di fronte non ce ne hanno lasciato né il tempo né lo spazio. Loro hanno trasformato la lotta delle idee in un combattimento fra gli uomini. L'esercito macnovista non è un esercito anarchico. L'ideale di vita anarchico non può essere difeso da un esercito, qualunque esso sia. Esso è assolutamente impotente e nefasto per quanto concerne la formazione della coscienza e della capacità di creare. Ma ogni macnovista è un possibile anarchico e quando, a guerra finita, ritornerà a casa, un costruttore del futuro. Grazie a tutti. La neige et dans le vent,
travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne.